Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Avete visto e sentito i titoli del nostro sommario. Apriamo con la cronaca giudiziaria. Andiamo subito a Siena, dove il sindaco Luigi De Mossi è indagato per lavori di restauro e scavi di una strada interna del complesso museale di Santa Maria della Scala. I particolari nella nostra apertura. È partito tutto dalla denuncia della soprintendenza nei confronti del comune per i lavori al Santa Maria della Scala, ex ospedale, ora polo museale, contenitore di storia e arte. Gli scavi sarebbero stati eseguiti senza il controllo di un archeologo obbligatorio per legge, motivo per il quale sarebbe previsto il pagamento di una multa. Inoltre, l'interesse della soprintendenza e la conseguente preoccupazione sarebbero legate al ritrovamento di un antico pavimento in pietra tra Serena e Laterizio. Questa mattina la notizia dell'avviso di garanzia ai danni del sindaco Luigi De Mossi in qualità di proprietario del bene, insieme ad altre tre persone coinvolte nei lavori. Ad aprire il fascicolo è stata la Procura della Repubblica di Siena e il comune e parte offesa. A comunicarlo è lo stesso primo cittadino in una conferenza stampa Lampo convocata in tempi record. Sono reati contravvenzionali legati appunto allo scavo, sono reati contravvenzionali legati all'eventuale reperimento di beni, diciamo, che possano avere un interesse archeologico e sono legati ovviamente allo svolgimento del cantiere. Il cantiere in questione è stato posto sotto sequestro. Le indagini guidate dal PM Daniele Rosa sono state aperte in ordine ai reati di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale del codice penale, opere illecite sui beni culturali, violazioni in materia di ricerche archeologiche ed esecuzione delle opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio. Come sempre. Io sono in piedi oggi, perché davanti alla giustizia si sta in piedi. Quando questa si rivela effettiva, adeguata e relativa a fatti davvero significanti. È la prima volta in carriera che vedo che per lavori edilizi per reati contravvenzionali, venga dato l'avviso come imputato, come indagato al sindaco. Vediamo come va a finire ora questa storia, eh? Perché ognuno si assume le proprie di responsabilità. Io mi sono sempre assunto le mie, qualchedun altro si assume le sue. Una busta con dentro una lama e un biglietto con la scritta in stampatello: sei nel mirino perché il livello che hai non ti spetta, non sei nulla. È il messaggio ricevuto dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che ha postato sul suo profilo Facebook la fotografia che vedete, scusate, alle nostre spalle. Nella nostra bellissima città, dice Tomasi, non cediamo a queste vigliaccate, a queste minacce. Avanti così. Queste le parole del sindaco Tomasi. Sempre restando in cronaca, è stata una notte quella scorsa all'insegna di molti incendi in appartamenti in Toscana, ben quattro, in particolare a Prato, Siena e Gavorrano. Il più grave però, e purtroppo mortale, si è verificato a Scandicci. Il servizio. Tra ieri sera e stamani ci sono stati diversi incendi in appartamenti in Toscana, il più grave a Scandicci, nell'area metropolitana fiorentina, dove un uomo di 88 anni, Antonio Spani, ha perso la vita a causa del rogo divampato ieri sera per cause accidentali nel suo appartamento. L'anziano viveva da solo nell'attico di un palazzone di 7 piani nel centro della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L'88enne
che pare non avesse allacciamento al metano, sembra che alimentasse fornelli e riscaldamento con delle bombole di gas. Alcuni vicini avrebbero tentato di salvare l'anziano quando è scoppiato l'incendio, ma non c'è stato nulla da fare perché le fiamme si sono alzate immediatamente dalla camera all'ingresso. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno dovuto innalzare una scala fino all'ultimo piano per procedere con le operazioni di spegnimento, operazioni rese ancora più difficili e rischiose appunto dalla presenza delle bombole di gas. Domate le fiamme, è stato il momento di ricomporre i resti dell'uomo. L'anziano viveva da solo, i carabinieri hanno avvisato i fratelli che vivono fuori Firenze. L'incendio, seppure piuttosto violento, non ha danneggiato gli appartamenti ai piani sottostanti e verso le 22 a tutti i residenti è stato permesso di tornare nelle loro case. Sul posto era presente anche il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. L'appartamento dove è avvenuto l'incendio è stato dichiarato inagibile. Un altro incendio è avvenuto a Prato, dove due persone sono rimaste ferite nell'incendio che attorno all'una della scorsa notte si è sviluppato all'interno di un appartamento di via Boni, alla periferia est della città. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre ed è stato evacuato l'intero condominio, che si sviluppa su quattro piani. Uno dei due feriti soccorsi dal 118 ha riportato alcune ustioni, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale per un'intossicazione da fumi. Gli altri due incendi sono avvenuti a Siena, dove sono state tratte in salvo due persone, e a Gavorrano, in provincia di Grosseto, dove è andata a fuoco un'abitazione. Tratti in salvo la mamma e due bambini di 6 e 9 anni. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Il cadavere di un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato ed era senza documenti all'alba nei pressi della fermata dell'autobus di Ponte di Colle nel comune di Cantagallo in provincia di Prato. A rinvenire il corpo è stato un uomo che ha visto una persona riversa al suolo. Sembra che le cause del decesso siano state causate da un malore. Adesso apriamo la pagina dedicata all'emergenza coronavirus dando uno sguardo ai numeri di questa giornata, partendo dalle nuove positività. In Italia si registrano più 14.372 casi, con moltissimi, vedete, tamponi eseguiti, un leggero decremento rispetto alla giornata di ieri. Invece c'è un po' di aumento in Toscana, più 620, ieri più 502. Guardiamo i decessi e le terapie intensive, partiamo purtroppo dai morti. E nel nostro paese 492, ieri erano stati 467, in Toscana 16, ieri erano stati 12. Gli attuali ricoverati in terapia intensiva nel nostro paese sono 2.288, meno 64, le terapie intensive 100. In Toscana appunto con meno 3 rispetto a mercoledì. Infine la roadmap per le vaccinazioni: attualmente in Toscana sono state somministrate 106.858 dosi a fronte di 133.840 quelle consegnate. In totale in Italia gli attuali vaccinati sono oltre 1.600.000. Detto questo, parliamo di Covid, ma anche a livello di cronaca, perché c'è un vero e proprio mistero a Prato, dove sono scomparsi nel nulla 25 cinesi che erano risultati positivi al coronavirus. Continuano le ricerche dei 15 cinesi positivi registrati nel bollettino Covid di martedì scorso insieme ad altri 10 connazionali, ma risultati rintracciabili a causa di codici fiscali fasulli e numeri di telefono o sbagliati o inesistenti forniti al laboratorio privato dove hanno effettuato il tampone. Non fanno parte di questa partita, fortunatamente, i 13 cinesi positivi emersi ieri, mentre ci sono altre 4 incongruenze tra gli 11 di oggi. L'ufficio igiene è al lavoro per arrivare in fondo a questa faccenda con l'aiuto di mediatori culturali, ma non è secondario l'apporto che sta arrivando dalla stessa comunità cinese, grazie anche alla sollecitazione del consolato contattato dall'ASL. Probabilmente la notizia ha fatto fare brutta figura a tutta la comunità, che quindi si è subito attivata per rimediare, cercando al suo interno i 15 furbetti.
Cosa questa che fa ben sperare sul buon esito della ricerca. Solo quando saranno trovati sarà possibile capire perché si siano comportati così irresponsabilmente e cosa volevano nascondere. Intanto in città le reazioni politiche sono numerose. Per il senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia serve far chiarezza. Mi auguro che il consolato e i referenti della comunità si facciano carico di questa situazione. Voglio ricordare che erano cinesi i manifesti giganti comparsi a Prato durante la prima ondata della pandemia con messaggi di solidarietà e rassicurazione. Ora è il momento di dimostrare con i fatti il significato di quelle parole. Auspico anche un intervento della magistratura affinché si faccia luce sull'accaduto. Patrizia Ovattoni, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, chiede responsabilità e chiarezza da parte della comunità cinese. Avere persone contagiate e non tracciate che vagano sul nostro territorio potrebbe essere letale per tutta la città. Aldo Milone di Forza Italia invita il sindaco Bifoni a incrementare i controlli rispetto ai tanti arrivi via autobus e aggiunge: a questo punto bisogna porsi un'altra domanda. Quanti cittadini orientali positivi sono in giro? Sul fronte ai vaccini, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, dice che la macchina organizzativa in Toscana c'è, funziona, ma mancano le dosi. Dopo un'accesa polemica è stato ritirato il bando esplorativo che la ASL Toscana Centro aveva pubblicato la settimana scorsa alla ricerca di personale che volontariamente avesse voluto mettere a disposizione un po' del proprio tempo libero per dedicarsi alla campagna vaccinale. Un'idea apprezzata, tanto che in due giorni dall'apertura del bando si erano già resi disponibili 74 dipendenti. Il sindacato Nursind Toscana oggi in un comunicato ha precisato che non ha posto alcun veto sul bando, ma ha sottolineato un problema, quello assicurativo, e cioè che su base volontaria verrebbe meno la copertura assicurativa sulla responsabilità professionale. Sicuramente nel momento in cui la vaccinazione diventerà di massa avremo un rapporto con i medici di famiglia che hanno dato la loro disponibilità, prenderemo in considerazione le farmacie che hanno espresso disponibilità poi da chiarire. Onestamente la vaccinazione non è una cosa che si fa con i volontari, ci sarà sicuramente un supporto. Noi dobbiamo impostare il piano sulle 88 sedi con quello che comporta nella creazione di squadre di operatori sanitari. Il fronte problematico è la consegna delle dosi di vaccino che rischia di far ritardare il piano previsto. La nostra macchina organizzativa c'è, è pronta, l'importante è che arrivino i vaccini. Quindi ora noi cerchiamo di lottare per averli, di somministrarli, ma contemporaneamente il mio appello al governo italiano, puntiamo, come ho visto si sta facendo, sul costruirci le condizioni per produrli in Italia. Per l'emergenza coronavirus è noto, gli operatori della montagna, anche toscana e soprattutto toscana, sono in ginocchio per gli impianti chiusi e adesso rivolgono un vero e proprio appello accorato. Sta diventando un dramma economico per molte famiglie il continuo rinvio della riapertura degli impianti sciistici di Abetone e delle altre stazioni invernali dell'Appennino e delle Alpi. Federfuni, l'associazione che riunisce gran parte dei gestori degli impianti di risalita, dopo che il 15 gennaio il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, per l'ennesima volta ha espresso alcune perplessità sulle linee guida approvate dalle regioni, ha inviato una relazione specifica alla conferenza e ai presidenti delle regioni in cui sono presenti i propri associati al fine di poter contribuire alla risoluzione di tutte le problematiche che impediscono al settore di poter ripartire in sicurezza. Per Federfuni Italia serve un confronto fra le parti che deve avvenire il più presto possibile per permettere a tutta la filiera del turismo bianco di vedere una ripresa dell'attività alleviando immediatamente come primo risultato le grandi difficoltà incontrate dalle migliaia di lavoratori stagionali e dalle loro famiglie. È necessario, evidenzia Federfuni, che si riesca ad arrivare ad una proposta operativa che contribuisca a superare le criticità emerse dal CTS. Ci sono aspetti sui quali Federfuni ha manifestato l'intenzione di dare il proprio contributo affinché si trovino soluzioni rapide. Questi aspetti riguardano
Milano, tra l'altro, la capienza degli impianti, il contingentamento degli sciatori, la gestione degli accessi agli impianti e alle biglietterie. L'imperativo è fare presto perché la stagione è già molto avanti e il rischio è che non parta affatto, mettendo di conseguenza sul lastrico le aziende del settore e i lavoratori dell'intero comparto. Rimaniamo su temi dedicati appunto al lavoro, perché c'è stato un presidio dei lavoratori della ex Lucchini di Piombino a Firenze. Siamo molto preoccupati perché nella stampa i soldi della comunità europea si vorrebbero che a Piombino non arrivino mai, e per noi sono molto fondamentali per tre motivi: uno per le bonifiche, uno per gli impianti e terzo per rimettere in moto tutto il processo produttivo. I lavoratori delle acciaierie di Piombino aspettano risposte dal 2014. Al momento sono circa 1000 in cassa integrazione, che finirà a breve. L'attuale proprietà, Jindal, non ha ancora presentato un vero piano di rilancio, sostengono i lavoratori dell'Unione Sindacale di Base, che si sono riuniti in presidio davanti alla sede della Regione Toscana. Di investimenti nella siderurgia, sostengono, non c'è traccia nei progetti per il Recovery Fund. L'arrivo dei soldi europei potrebbe essere l'occasione per decidere davvero cosa fare. Il governo vuole o no investire nella siderurgia pulita, tenendo conto che la filiera dell'acciaio potrebbe essere un indotto prezioso anche per altri settori. Noi sappiamo fare l'acciaio, ci crediamo, ci sono le possibilità in questo paese, perché in questo paese ci sono da fare strade, ferrovie. Noi siamo specializzati a fare le binari, a fare le rotaie anche lunghe per l'alta velocità. Siamo solo noi, e se Ginda a questo progetto non ci crede, è bene fare spazio a chi ci crede, e questo potrebbe essere la volta buona, con questi soldi della comunità europea, di fare la nazionalizzazione. Nazionalizzare uno stabilimento come Piombino vuol dire avere rotaie per tutta la nazione, per tutto il resto. Torniamo alla cronaca. 10 condanne da 22 mesi a 3 anni per concorso in tortura, è quanto chiesto dalla Procura di Siena per gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano, imputati in un processo sul presunto pestaggio di un detenuto tunisino. E c'è stata un'operazione importante della Polposta dalla Toscana verso la Sicilia, perché è stata scoperta e denunciata un influencer per istigazione al suicidio su TikTok. Ricorderete in questi giorni purtroppo le morti di due bambini piccoli di 10 e 12 anni in Puglia e in Sicilia. L'applicazione digitale di TikTok, che permette agli utenti registrati di creare contenuti o reinterpretare scene di film imitando gli attori, è sotto la lente della Polizia Postale di Firenze, che ha denunciato per istigazione al suicidio una donna di 46 anni della provincia di Siracusa. Gli agenti hanno ricollegato al profilo della donna più video pericolosi. In uno di questi chiunque poteva vedere l'influencer siciliana ed un uomo avvolgersi il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente in modo tale da non poter respirare. La polizia cerca di evitare morti assurde come quella capitata alla piccola Antonella di Palermo, che ha partecipato ad un gioco micidiale sui social. Resistere il più a lungo possibile con una cintura stretta alla gola, una sfida che l'ha fatta soffocare. Il pericolo dunque esiste, compreso quello dell'emulazione. Adolescenti forse più annoiati, chiusi a casa a causa del Covid, cercano stimoli nuovi. Il Covid non è, secondo noi, oggettivamente ha decuplicato l'attività dell'uso del web, ha decuplicato il nostro sforzo, e quindi ovviamente se siamo tutto il giorno in casa, se dobbiamo fare dadde, se dobbiamo poi il pomeriggio magari il genitore fare smart working e non essere attento a quelle che sono le necessità del figlio, che si trova necessariamente utilizzare in maniera istintiva un mezzo che sa usare, ripeto, meglio di noi, ecco qua che poi ci sono dei rischi che devono essere assolutamente arginati. Ora il garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di TikTok il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica, ma l'invito della Polizia Postale è rivolto ai genitori. Oggi, come dico sempre, la non conoscenza non è più un alibi, bisogna informarsi. Prima di regolare un oggetto bisogna sapere come si usa, bisogna sapere quali sono le applicazioni che i nostri ragazzi scaricano sul cellulare. Non si può parlare di privacy a 12 anni, figuriamoci a 10, non esiste una privacy, il PIN va condiviso con il genitore e soprattutto, ripeto, bisogna stare attenti a ciò che i nostri figli guardano sul web, e dobbiamo essere, diciamo, noi l'esempio di vita e non essere considerati dei vecchiardi dal punto di vista informatico, perché
perché ripeto, esiste un portale che è il commissariato di PS Online che dà informazioni, utili consigli per una navigazione sicura. È slittato al 4 di maggio prossimo il processo di appello a Firenze contro 28 anarchici accusati di vari reati, tra cui il più grave, il ferimento, lo ricorderete, dell'artificiere della polizia Mario Vece, investito la notte di Capodanno del 2018 dall'esplosione di un ordigno piazzato davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, ritenuta vicina a Casa Pound. Ora voltiamo decisamente pagina, parliamo di casa perché è stato presentato il 9° rapporto sulla condizione abitativa nella nostra regione. Nel 2021 serviranno interventi straordinari per contenere gli effetti dell'emergenza Covid sulla condizione abitativa. Lo ha detto l'assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli presentando il 9° rapporto sulla condizione abitativa in Toscana. Penso, ha detto Spinelli, per esempio alle ricadute che si avranno quando terminerà il blocco degli sfratti. Serviranno perciò risorse e risposte strutturate per arginare il più possibile le condizioni di disagio e scongiurare l'emergenza. Ma veniamo al rapporto che fotografa la situazione di un patrimonio residenziale di oltre 2 milioni di immobili che nel corso del 2019, anno a cui si riferisce il rapporto, è rimasto pressoché stabile, mentre sono aumentate le compravendite più 1,5% e sono scesi i prezzi meno 0,8%. Nel corso dell'anno inoltre sono rimasti pressoché stabili i costi degli affitti e diminuiti gli sfratti, meno 12,6% quelli eseguiti. Per il sesto anno consecutivo il mercato della compravendita toscano segna una crescita delle transazioni su base annua. Il mercato delle locazioni resta stabile. Nella maggior parte delle città capoluogo i prezzi rimangono invariati o leggermente ridotti. Riguardo all'edilizia residenziale pubblica, nell'anno 2019 sono entrati a far parte del patrimonio disponibile per la locazione 186 nuovi alloggi già assegnati. Per il triennio 2020-2022 la Regione Toscana ha destinato 32,4 milioni di euro per interventi di manutenzione, qualificazione, efficientamento energetico e ripristino del patrimonio. E commentando questi dati, CGIL e Sunia Toscana dicono che la precarietà abitativa nella nostra regione investe oltre 80.000 famiglie. E intanto il comune di Grosseto ha aderito a un progetto che si chiama Renumero e ha restituito il 100% della Tari a cittadini ed imprese. Ora ci trasferiamo nel prossimo servizio a occuparci dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Impossibile al momento prevedere quando, ma il progetto di portare nell'ex OPG di Montelupo opere che in questo momento si trovano nei depositi degli Uffizi è sempre più concreto. Questa mattina si è svolto un sopralluogo proprio nella Villa Medicea con il direttore delle gallerie, Eric Schmidt, il presidente Gianni e i sindaci del territorio insieme alla rappresentante del proprietario dell'immobile, cioè il demanio dello Stato. L'idea degli Uffizi diffusi è proprio quella di riportare nei luoghi originali opere che in questo momento sono chiuse in magazzino. È completamente irresponsabile di avere migliaia e migliaia di opere d'arte nei depositi che nessuno può mai vedere, mentre qui ci sono i luoghi anche originali, come appunto l'Ambrogiana, dove centinaia di opere che abbiamo nei depositi erano allestiti nel 600 fino al primo 700, e quindi anche il posto giusto per riportare quello che era di questo territorio e che tornerà a casa. Da luogo di sofferenza, dalla seconda metà dell'Ottocento al 2017 la villa ha ospitato l'ospedale psichiatrico giudiziario, a luogo di cultura. L'incontro di oggi è un incontro che rappresenta una tappa molto importante verso la creazione di quel protocollo d'intesa che concretizzi e materializzi quest'idea per cui E.K. Schmidt passerà alla storia. La Villa Ambrogiana avrà bisogno di numerosi interventi di recupero. Certamente, proprio per questo dobbiamo impegnarci adesso, abbiamo già iniziato infatti con i progetti, lavoriamo insieme anche a trovare i finanziamenti. Non c'è solo l'ex OPG nel progetto degli Uffizi diffusi, tra le molte sedi già individuate per l'operazione, una di quelle in stato più avanzato è forse la Villa di Careggi.
perché lì abbiamo i soldi, limonaia e giardino aperto per fine del 2022 e struttura aperta per fine 2024. E a proposito di capolavori, il ritratto di giovane con tondo di santo di Sandro Botticelli è stato battuto e venduto oggi all'asta di Sotheby's, pensate, per oltre 92 milioni di dollari, inclusi i diritti d'asta. È il secondo quadro di epoca rinascimentale più costoso della storia dopo il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci. Il compratore è un cliente che ha condotto l'asta al telefono, sembra dal desk di Sotheby's Russia. Questa era la nostra ultima notizia con un record fra l'altro eccezionale. Toscana TV stasera alle 21:20 con il Salotto del Calcio, a seguire un grande film, La Promessa, con Jack Nicholson. È tutto, grazie di essere stati con noi, alla prossima.